e prepariamoci per questo Memorial Sergio Fiorito. Quindi ci siamo quasi. Che c'è? Ci ammazza proprio, capito? Vai, vai! Giudici, possiamo? Sì. 3, 2, 1, via! Ed è partita questa grande giornata di sport per Memorial Sergio Fiorillo. Veramente il primo giro sarà abbastanza compatto, poi man mano gli atleti Vai Vito! Vai Giuseppe! Vai, vai, vai. Signore, gira. Forza! Forza Roma!
Di Cirillo. Ci siamo praticamente un tempo anche abbastanza buono, siamo sui 25. Allora il primo, il nostro amico Iannone, eccolo qua, il primo atleta di questo Memorial Sergio Fiorillo. Vediamo già in seconda posizione con 11.71 Raffaele Giovannelli. Facciamo un applauso, a distanza di pochissimi secondi sono i primi due arrivati e siamo 25.16 il primo e 25.31 il secondo, ok. Poi sì, ci sono anche i centesimi, però ovviamente il giudice poi farà, certo, poi ovviamente le misure precise saranno date successivamente. Vediamo all'arrivo, eccoli qua, altri due atleti, non si capisce, sta recuperando velocemente. Gennaro Varrella e Marco Landi se la stanno contendendo, eccolo qui, siamo sulla finale, sta allungando, eccoli, bravissimi, complimenti, eccoli qua, 26 e 23 e 41 centesimi, 26 e 25 e 74 centesimi per essere iper precisi. Michele Caggiano, Michele è il nostro Michele. Eccolo qua, il primo Eboritano di questo Memorial Sergio Fiorillo, la potenza del dono è il signor Michele Caggiano. Era avvantaggiato perché conosceva già il percorso. Ecco qua Michele, che tempo ha fatto? Vediamo un momento. 26, 50 e 45 centesimi. Michele Caggiano. Giusto un poco a poco, se la metti poco a poco di musica, giusto che si sente. Clara? Sì, Clara. Va bene, generoso lei di una punta unica. Ecco, vediamo. All'arrivo, attenzione. Eccolo qui, velocissimamente. Non ci ricordiamo ancora il nome, stiamo controllando. Angelillo Giuseppe, andiamo anche a vedere il cronometro, che cosa ha detto, 27.46.96, ecco il successivo atleta, 11.66, non l'abbiamo riconosciuto, adesso vediamo un momento, stiamo un attimo vedendo le chiavi, ci è sfuggito un atleta, nel frattempo stanno arrivando adesso un po' di più persone, il numero 14.26, Marco Del Bue, vai, grande! E poi Vito Franco che sta arrivando velocemente e alle spalle del 13.88. Bravo Franco, bravo, bravissimo. 14.60. Grandi, ormai i nomi ci sfuggono perché sono tanti, quindi 291 atleti, tanto tutte posizioni abbastanza importanti, siamo l'ultimo 28 e 41 secondi con 25 centesimi. Stefano Sabatella, eccolo qua, 14.45 44. Stanno arrivando un po' tutti gli atleti, adesso vorremmo vedere anche una ragazza, una donna all'arrivo. E questo della sezione free runner, Vincenzo Giudici, vai, 721, complimenti, 12-17, riguardo tu, 1407, 706, 1437, 14.79,
6,60, 6,83, il nostro amico Gerardo, eccolo qua, grande, 689, vorremmo vedere una donna adesso, Siamo a 30 minuti e 43 secondi, 8 chilometri nel mezzo, Memorial Sergio Fiorillo, la potenza del dono. 11.74, lasciate spazio che arrivano un po' veloci e quindi... Mario Morrone. Eccolo qui, un altro della finale, Mario Morrone Spicci, la prima donna di oggi, 14.19, eccola qua. Carmine Fiorillo. Francesca Palumbo e il nostro Carmine Fiorillo, eccolo qui. E gli amici di Roma, complimenti. Un'altra ragazza sta arrivando, la seconda atleta, Filomena Palumbo, eccola qua. Eccoli, ci siamo, una grande giornata, una giornata di sport, di sole. Facciamole tutti di là. Gli atleti possono arrivare presso il gazebo per l'acqua. 1158 1153 1166. Eccoli qua, complimenti. Vai, Cosimo deve arrivare. Scusa, per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo sento qualcosa, ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile. Intanto il gruppo sta arrivando abbastanza compatto, un altro amico della Freerunner, eccolo qui, Antonio Maiorana, e ancora e arriva anche Gerardo Piccirillo che ha fatto la sua personale corsa. Grande Gerardo, grande, grazie per la tua edizione. Ed ecco anche la nostra Tullia della Freerunner. E poi abbiamo Diego, grande Diego. Eccoli, stanno arrivando altri amici, atleti. Lasciate spazio. Sarà
fin troppo semplice, mentre tu ti giri, continui a ridere. Vediamo un po' a che tempi siamo arrivati. L'ultimo 35:08. Forza Ottavio! Ottavio! Anche Ottavio! Allora, dicevo, una grande giornata di sport, dal titolo La potenza del dono, Memorial Sergio Fiorillo. Oggi erano 291 atleti che si sono confrontati su 8,5 km, una buona parte degli atleti è già arrivata, moltissime donne. Intanto ne vediamo arrivare anche un'altra atleta, eccola qui, purtroppo i nomi ormai sfuggono. Vediamo all'arrivo un atleta della Fidanner, Roberta Tramontano, eccola qui, la vediamo. E ancora altre donne all'arrivo. Le chiavi ragazzi. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sento che vuoi un film dei conti. Pasquale Lamberti, eccolo qui che sta arrivando, vai, l'ultimo sforzo, vai, eccolo qui, ancora, bravo Damiano Pinto, sempre della selezione Freerunner. Gli amici della Tiburtina Running di Roma, Alessandro Pirozzi, eccolo qui, grazie! Sul rush finale se la sono confrontata, e ancora ci siamo. Lasciate lo spazio. 13:91, si era girato il numerino. Eccolo un altro della finale, del Pasquale Sina. Ecco alla fine. A volte credi, non ti basti, forse arriverà e ti si chiuderanno gli occhi ancora, un soltanto sarà. Presenza femminile oggi a questa manifestazione, eccola, è un piacere vedere questi atleti che si confrontano con tanti maschi. Vediamo ancora un'altra donna che è sul rush finale. Il numero di questa atleta è il numero 14:87, 11:82. Damiano Nobile, sempre della Freerunner. Lasciate lo spazio, per favore. Cosimo Marotta. Anche Cosimo Marotta ha fatto il super giro. Ancora amici della Running di Tiburtina. Siamo intorno ai 40 minuti. Lucia Moscariello, eccola qui, complimenti. Siamo al di sotto dei 40 minuti, diciamo che la maggior parte degli atleti ha concluso
200 arrivati. Siamo già a 200 atleti che hanno terminato il loro percorso. Carlo Farace. E adesso ancora un altro amico della Freerunner, Carlo Farace. Eccolo qua, complimenti per il tuo. È stato anche alla maratona di New York, portato Eboli anche a New York, e ancora abbiamo altri atleti, quindi se mi diceva la regia siamo già a oltre 200 atleti che hanno terminato gli 8 km e mezzo. Siamo già a 208. Questo è un arrivo insieme, mano nella mano, 14.89 e 11.88. Bravi, complimenti. Senso di abbregazione. Adesso un gruppo unito che sta arrivando. Alessandro Volpe. Allora, per tutti gli atleti della Freerunner c'è il pacco gara presso il Furgone di Unitalia, quindi per, sì, al termine della manifestazione tutti gli atleti della Freerunner si rechino presso il furgone per il ritiro pacco gara. Tutti, ma le sentenze sono in ritardo. Verranno al termine della manifestazione giusto 10 minuti. Lasciate lo spazio per gli atleti per prendere l'acqua e defaticare. Allora ci siamo già a buon punto. 220 atleti hanno già terminato la gara di oggi. All'arrivo sarà poi chiaramente stabilito l'ordine esatto e ci saranno poi le premiazioni. Tutte le donne saranno premiate e poi saranno ancora premiati tutti coloro che hanno avuto dei risultati. Tutti, ma le sentenze sono in ritardo. Avvocati che alzano il calice. Ancora un'altra donna ha raggiunto il suo traguardo. Allora siamo arrivati a 228 atleti su 291 e abbiamo i nostri amici della Freerunner, Fiorillo, Sergio e Domenico, non mi ricordo il cognome. Ogni storia è scritta in economia, con i pitbull volati a sbranare per strada e con i padroni che stanno fumando. Chi doveva pagare non ha mai pagato la gente. Sì, numero. Sotto l'arco per informazioni, grazie Nicola e Rossano, sotto l'arco per alcune informazioni. Intanto ci siamo, un arrivo congiunto, sono in quattro, si stanno aiutando a vicenda, sono gli amici della Freerunner in ordine, abbiamo
Mario Pisaturo, Antonio Di Benedetto, Gaetano Pirro e l'altro amico che mi sfugge al momento, che ti chiami, scusa, Sergio Moscato, scusaci. Salvatore Mosta, eccolo qua, vai Salvatore, forza, col 709, ci siamo a buon punto. Numero atleti arrivati 255 a 291, ancora una quarantina di atleti devono raggiungere il traguardo. Conosco una ragazza di Torino, un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno, e parla sempre di partire senza posti in cui andare. Allora, un altro atleta della Free Runner, siamo intorno ai 46, 27, 46 e 29. Angelo Macchiarulo, eccolo qua! Lo vediamo tutti i giorni correre per la città di Empoli. Si sente una canzone. E ancora, altri due atleti, mano nella mano, questo è amore allo stato puro, complimenti. 11.85, 11.86, direttamente da Roma, gli amici di Sergio. E ancora ci siamo, vediamo sul... Ancora 29 atleti e termina questa prima giornata, poi passeremo alle premiazioni, i saluti e tutti tranquilli a casa. Pasquale Galloccia, sei bellissimo Pasquale, sei bellissimo. Chierino, sei stato nuovo. Nessuno l'ha già fatta, non la farà nessuno. Allora, eccola qui un'altra amica dell'associazione, siamo a 48 e 20, oh mio Dio. Attenzione a quella vettura in fondo, per cortesia, della sicurezza, quella Panda che sta andando controsenso, per favore. 14.30.